Per Solo Salute Web TV, Simona Vignali, oggi siamo qui con Luca Barbareschi ad una manifestazione molto importante, vorrei però che fosse direttamente lui a dirci di cosa si tratta. È una manifestazione, il terzo anno di seguito che facciamo questa manifestazione. Devo ringraziare Valerie Dana che, diciamo, come coordinatore regionale della Fondazione Luca Barbareschi Onlus dalla parte dei bambini, sensibilizziamo e combattiamo la grande piaga della pedofilia. È un problema che finalmente è venuto alla luce, io mi batto da una decina d'anni, sono riuscito da parlamentare, avendo questa doppia veste, a fare una legge sia sull'inasprimento delle pene sia sulla giornata nazionale che è il 5 di maggio e col Presidente della Repubblica, per cui abbiamo questa possibilità ogni anno di essere vicini ai bambini. E questo si chiama Gioco Festa, raccogliamo dei fondi, allo stesso tempo informiamo le famiglie, perché c'è ancora una grande paura ad affrontare questo problema e siccome il 90% dei casi avviene all'interno della famiglia, questa è la cosa ancora più grave, è importante abituare i genitori a confrontarsi su questo, perché parliamo del futuro dei nostri figli, della loro salute e di tutte le disfunzioni che poi una molestia sessuale possa dare a un bambino, anche nel campo dell'alimentazione, eccetera, eccetera. Certo Luca, infatti abbiamo fatto prima un intervento proprio noi di Solo Salute sull'alimentazione dei bambini, perché il fatto di approcciarsi nel modo giusto all'alimentazione e al nutrimento sia da parte dei genitori che da parte dei figli può essere comunque un supporto, un valido supporto alla salute globale del bambino. Sì, io credo ci sia ancora molto lavoro da fare anche nel campo dell'alimentazione, lo vedo, l'altro giorno parlavo, io ho una moglie celiaca, per cui siamo costretti a fare uno zig zag nell'alimentazione per evitare di mangiare glutine e ci si rende conto di quanto sia monotematica l'alimentazione, di quanto si è abituati a pensare a mangiare sempre le stesse cose e a non tener conto di quello che magari il nostro corpo ci chiede. Il nostro corpo è un piccolo tempio che va rispettato, è una macchina meravigliosa, complessa e che va rispettata, per cui l'alimentazione è fondamentale, i cibi adatti, il tipo di frequenza con cui mangiare, la diversificazione nel cibo. Devo dire le multinazionali per molti anni ci hanno tempestato con una monotematica, ovviamente sui grandi numeri, è come nella farmacia. L'aspirina è un grande medicinale e tutti pensano di risolvere tutto con l'aspirina, magari poi ci si rende conto che c'è una piccola erba che fa benissimo, magari fare della ginnastica fa meglio che prendere l'aspirina perché ci si ossigena il cervello con altre cose. Ma questo tipo di semplificazione per certi versi è molto simile anche, se ci pensate, alla televisione. No? La televisione generalista per anni ha dato un messaggio monotematico, ottuso, e oggi con la narrowcasting, cioè con la diversificazione dei canali, internet, in fondo si aprono, vedete la vostra stessa web TV, possibilità di attingere al mondo della conoscenza in maniera parcellizzata, per cui avere informazioni che sono interessanti. Certo, quindi benissimo, abbiamo unito il mondo, l'industria alimentare, l'industria farmaceutica, l'industria dell'informazione, per portarci poi invece ad un modo sicuramente più nuovo, più libero di gestire la conoscenza. E questo è anche un po' il nostro lavoro. Mi fa piacere vedere che siamo molto in sintonia e sicuramente ci ritroveremo qui anche il prossimo anno, perché so che la tua fondazione sta crescendo e sta facendo delle cose molto utili e molto importanti. Grazie. Just give me some candy before I go.